Cities vuol dire Personal Assistant for Liguria Mobile City, quindi è un assistente personalizzato per il cittadino, il turista, fruitore del territorio che si muove in maniera mobile, quindi che si muove in mobilità all'interno della Liguria. Tramite, quindi, noi intendiamo far fruire di contenuti multimediali distribuiti tramite appunto un'architettura, tramite una rete e dei dispositivi che sfruttano le ultime tecnologie integrate all'interno di smartphone e tablet disponibili in commercio. In particolare, voglio concentrare, giusto per focalizzare su quello che si fa all'interno dell'esperienza, si sfruttano due particolari sensori e tecnologie che sono la fotocamera con la tecnologia QR code e la sensoristica RFID con la tecnologia NFC. Sono, quindi, tanto per far vedere, tutte le opere che sono che appartengono al percorso bolsoniano sono identificate da etichette di questo tipo. Su queste etichette è presente un QR code, che è quindi un'immagine che viene letta dal dispositivo mobile. È fondamentalmente un codice a barre bidimensionale che dispone dei moduli quadrati neri seguendo una particolare grammatica che, letta dal telefonino che conosce questa lingua, questa grammatica, può interpretarla e a questo punto poi derivarne direttamente dei contenuti relativi alle opere, piuttosto che una seconda etichetta, che è appunto questa, che è l'etichetta NFC. È un chiamiamolo dispositivo elettronico passivo, potrebbe essere interpretato in una maniera un pochino più, con una concezione un pochino più popolare, come una sorta di telepass senza pile, se vogliamo, che, interrogato da particolari telefoni, molti oggi sono equipaggiati di questa tecnologia che si chiama NFC, in questa semplice maniera, quindi avvicinando il telefono all'etichetta, riescono ad ottenere le stesse informazioni che otterrebbero inquadrando il percorso. Quindi sono due approcci leggermente diversi, che però rappresentano comunque quello che oggi è un po' la frontiera tecnologica che si può utilizzare con i dispositivi a disposizione oggi in commercio. Vorrei per chiudere ringraziare comunque chi ha partecipato a questo progetto, permettendo appunto la realizzazione in questi due anni del progetto Palm Cities, cofinanziato da un finanziamento Quarpro Liguria, quindi un finanziamento regionale, e al quale hanno partecipato laboratori universitari, in particolare il DIBIS dell'Università di Genova e il CATID dell'Università La Sapienza di Roma, e ovviamente la Fondazione Regionale Cultura e Spettacolo e il Museo Bolsoniano, che ci ha permesso di realizzare questo progetto pilota.